Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo realizzato questa intervista per sapere come stanno andando queste settimane dalla prima fase alla riapertura della seconda fase. La prima domanda che ti faccio è: come stai? Sto bene, sto bene. Siamo abbastanza positivi adesso che siamo operativi in ufficio, va benissimo. Com'è stato lavorare in smart working? Allora, lavorare in smart working è stata un'esperienza sicuramente nuova. Non è stato semplice all'inizio approcciarci, ma fortunatamente grazie all'azienda ci ha permesso di avere proprio di essere aggiornati su come procedere, le migliori applicazioni da usare, e quindi diciamo è stata un'avventura positiva, e devo dire che alla fine, dopo 2 mesi, sicuramente utilizzeremo questo strumento. Vista quindi la tua esperienza, com'è andata con le videochiamate? Come hanno reagito i clienti di fronte a questo mezzo sostanzialmente nuovo per il lavoro che voi svolgete tutti i giorni? E allora, con le videochiamate con i clienti è stato all'inizio un approccio, un punto, come dicevo prima, nuovo. I clienti stessi non erano tanto abituati, e quindi non è stato semplice all'inizio, ma come tutte le cose, tanti clienti tranquillamente preferivano la telefonata, però poi siamo riusciti a ottenere qualche videochiamata con esiti positivi, perché quelle persone si rendevano conto che il cliente quantomeno riusciva ad avere idea, e noi abbiamo messo in campo tutte queste nuove azioni da fare, che ovviamente la videochiamata fatta con un cliente intanto ti guarda in faccia e già è qualcosa. Il cliente stesso dopo un po' si è reso conto che effettivamente è una cosa interessante da utilizzare anche in futuro, soprattutto con la documentazione editabile che l'azienda ha messo subito a disposizione, quindi su questo la ringrazio molto per affrontare al meglio questa situazione. Come ti sei approcciato ai clienti nella fase 1? Da un giorno all'altro hanno chiuso qualsiasi cosa, non potevate sostanzialmente più fare il vostro lavoro che quello dell'azione, quindi come ti sei approcciato a loro nella prima fase? Allora, io nella prima fase con i clienti ho mostrato positività, fortunatamente, appunto, come ho detto prima, l'azienda ci ha messo a disposizione un investimento importante anche a livello pubblicitario, per vari video sugli immobili, virtual tour, la pubblicità sulle reti RAI, che è associata al potenziamento del nostro sito internet. Questa è la ricetta che mi ha portato poi ai risultati che abbiamo ottenuto. Un'altra domanda: come hai preso l'idea di lavorare da casa? All'inizio era strana. Era strana perché la devi fare conciliare con tutte le abitudini che chi vive con te a casa ha, avendo pure 2 bambine. Quindi abbiamo dovuto sicuramente organizzarci, perché abbiamo imparato tante cose. Abbiamo imparato soprattutto che possiamo fare quello che magari inizialmente non pensi di fare, lo metti in campo e poi riesci. Il fatto che ci siamo messi in moto e abbiamo ottenuto dei risultati, se da casa possiamo fare questo, quando riapriremo abbiamo una consapevolezza, diciamo, di avere veramente delle armi importanti. A livello proprio di organizzazione quotidiana, come ti sei gestito la tua giornata, visto che comunque, come dicevi prima, avendo una famiglia, avendo comunque dei bisogni diversi da casa, come hai organizzato la tua routine? Allora, io in casa la mia routine l'ho organizzata a fasce orarie, che ho 6 collaboratori, con loro giornalmente alle ore 18 ci dovevamo assolutamente vedere in videoconferenza, appunto per raccontarci quello che era successo durante la giornata. Ci confrontavamo, che la routine alla fine basta organizzarsi, secondo me, con orari dove devi assolutamente dedicarti al lavoro. Come riesci, o sei riuscito anche, a venire incontro alle esigenze dei clienti? Chi aveva delle esigenze non le ha cambiate? Allora, intanto non abbiamo posto dei limiti a noi stessi. Fatto questo, riusciamo tranquillamente a convincere anche il cliente che questa cosa è possibile. Nella seconda settimana di lockdown abbiamo fatto 2 compromessi, tutto in differita. È arrivata anche la documentazione editabile. A quel punto ho detto: abbiamo tutto, posso tranquillamente lavorare col mio smartphone, un tablet, e vado sereno. L'aspetto un po' più delicato è il fatto magari di fare le visite. Qualche ufficio ha dato dimostrazione che delle videovisite, dei virtual tour, e addirittura hanno preso delle proposte. Le esigenze del cliente le abbiamo soddisfatte a 360 gradi. Tutto possibile, possiamo farlo anche con un incarico editabile, con una firma digitale, possiamo fare in differita un preliminare, possiamo anche senza spostarci da casa fare tutto. Nel dettaglio, come ti sei trovato con le videovisite? Noi abbiamo parlato di virtual tour, di videovisite in cui i clienti facevano il video all'immobile, ve lo inviavano e l'avete caricato online. Mi racconti un po' come ti sei trovato e come hai sfruttato questo sistema?
con le video visite abbiamo avuto veramente un ottimo risultato, perché i proprietari di casa sono stati veramente dei compagni di squadra, chiamiamoli così, perché ci hanno aiutato molto, hanno fatto anche loro stessi dei video fatti bene, ovviamente noi davamo delle indicazioni, di perché poi l'acquirente è quello che poi l'immobile lo vuole comunque vedere, quindi le video visite, grazie anche ai proprietari, sono stati proficui. Cosa consigli a chi deve vendere casa? Rispetto a gennaio-febbraio, ad oggi non è cambiato granché. Chi deve vendere casa, secondo me, non è tanto variato il prezzo. Non ho la sfera di cristallo, però rispetto anche agli ultimi dati che sto raccogliendo, dico che il mercato si è un attimino acquietato. Quindi chi deve vendere casa, diciamo post-lockdown, secondo me, cambia ben poco. Consiglio anche che oggi ci sono tanti acquirenti, quindi secondo me il mattone è un bene rifugio, anzi è il momento di comprare casa perché le banche hanno abbassato i tassi di interesse e quindi il credito è facilmente accessibile. Il mercato immobiliare nell'ultimo decennio ha subito una bella variazione al ribasso, oggi è il momento di comprare casa perché si trovano delle condizioni di acquisto, sia di prezzi che eventuali mutui da cui accedere, veramente favorevoli. Quindi ti chiedo, come ti sei sentito a riaprire l'agenzia? Cosa hai trovato? La messa in sicurezza cosa ha significato per te? Aprire l'agenzia è stato un aspetto positivo su tanti punti di vista, perché ci ha permesso ovviamente di avere l'opportunità di incontrare alcuni clienti, ovviamente mettendo in sicurezza tutta l'agenzia con sanificazione, igienizzante, calzari, mascherine. Qui abbiamo la nostra amica compagna di viaggio per questo periodo, quindi l'entusiasmo di riaprire c'è. Ovviamente questa settimana è stata anche lì una settimana un po' di rodaggio, no? Dobbiamo capire come si stanno iniziando a comportare le persone fuori, continuare comunque con lo smart working anche se dall'ufficio, quindi anche questa è una fase di rodaggio. Mi auguro che presto possiamo ritornare veramente al 100% a fare quello che già sapevamo fare con queste aree in più che abbiamo imparato in questo periodo. Avete fissato tanti appuntamenti, noi sappiamo che comunque non ci siamo mai fermati. Che tipo di mercato avete trovato? Il tipo di mercato che abbiamo trovato riaprendo l'agenzia è stato un po' quello che già avevamo lasciato. Appuntamenti vendita sono stati fatti, che erano in realtà quelli che ci mancavano, perché poi le acquisizioni le abbiamo continuate a fare in videochiamata, gli incarichi abbiamo continuato a prendere. L'unica cosa reale che è mancata è proprio l'appuntamento fisico sull'immobile. Il lato positivo di questo aspetto è che c'è una scrematura naturale sulla qualità dell'appuntamento. Il mercato che sto vedendo io adesso c'è sempre. Proprio ieri abbiamo preso una proposta, la gente che vuole comprare c'è. Facciamo meno appuntamenti, ma di qualità. Grazie mille per l'intervista, per il tempo che ci hai grazie concesso. A te, grazie a voi. Ti lascio tornare al lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te.